Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Il video di oggi sarà un video acquisti Primark, perché oggi siamo stati da Primark e abbiamo comprato un sacco di cose. Ho comprato sia delle cose per la casa e sia delle cose per il mio bimbo di 2 anni, Mattias. Vi farò vedere prima le cose per la casa, così poi per chi non è interessato alle cose, insomma, da bambino può smettere di guardare il video. Allora iniziamo subito perché ho un sacco di cose. Pesco random, Allora, per me ho preso questo qua, che praticamente è una borsa per mettere all'interno il costume. Questa qui era in saldo e l'ho pagata 3 euro. Vediamo se riesco a trovare l'etichetta. Qui non c'è scritto, comunque l'ho pagata 3 euro anziché 5, perché alcune cose, anche se erano in saldo, non erano prezzate col bollino rosso che mettono di solito, perché comunque mi diceva la ragazza che non hanno avuto tempo di farlo. Allora, c'è la busta, questa qui per il costume, che è così, semplice, rosa e bianca con i glitter. Ha la sua zip, qua queste scritte. E poi al suo interno c'è anche questa pochettina qua, che anche questa è fatta in un materiale tecnico, quindi impermeabile, tipo quello delle mute per intenderci, con la scritta Bakai ed è fatta bianca. Anche questa ha la sua zip, quindi ho preso questa, che non ce l'avevo, è per 3 euro direi prezzo top. Poi ho preso 2 confezioni di queste grucce qua, che ho pagato 3 euro l'una, 3,50 euro l'una, scusate, e in ogni confezione ci sono 5 grucce ed è fatta praticamente in questo oro rosa. Io le prendo spesso lì da Primark e mi ci trovo bene, ma siccome le grucce non sono mai abbastanza, allora le ho prese. Il prezzo di queste ve l'ho detto, vero? 3,50 euro, c'è scritto anche qua. Poi ho preso, adesso vediamo se riesco a sfracellare tutto, una confezione di lime che si è aperta, che ho pagato 3 euro, praticamente c'erano dentro lime ovunque! Allora ecco, mi le ho ricomposte, c'erano dentro un po' di queste limette qua piccoline, queste fatte rosa e queste fatte nere della stessa dimensione, che sono 2, 4, 6, quindi 6 nere, 6 rosa fatte così. Hanno più o meno la dimensione degli stecchetti di ghiaccioli per intenderci. Poi ce ne sono della stessa larghezza ma più lunghe, altre 6 nere e altre 6 rosa. Poi ce n'erano 2 fatte così, più cicciotte, diciamo, piccoline però nere. Poi queste sono rimaste nella confezione, altre 2 uguali rosa. Poi ce ne sono 2 di grandi, sempre cicciotte, nere, e altre 2 rosa. Quindi per 3 euro un sacco di lime. Sicuramente non saranno di ottima qualità, ma per quello che servono a me vanno più che bene. Vediamo, praticamente in totale sono 30 pezzi, c'è scritto qua. E queste le ho pagate 3 euro. Adesso vedo di metterle tutte qua sparse, così dopo ci metto mezz'ora a riprenderle. Poi ho preso, che mi piaceva molto, questo cestino qua fatto bianco col bordino legno. Adesso non so ancora dove lo posizionerò, perché come vi accennavo in un video, ho fatto l'ordine di IKEA per mettere a posto la cameretta barra, scusate, c'è un moscerino, la cameretta barra studio che abbiamo qua di sotto, quindi probabilmente andrà a finire lì. Questo qua l'ho pagato 4,50 euro ed è molto carino. Qua praticamente c'è scritto che va bene per il bagno, per la camera, per l'ufficio e per la cucina. Nulla, mi piaceva e l'ho preso. Poi ho preso, non per il profumo perché non sono riuscita ovviamente ad annusarlo con la mascherina, ma per la confezione che mi piaceva un sacco, questa candela qui. La profumazione è Clean Cotton, White Lilac e Amber.
praticamente è fatta tutta bianca ed ha il coperchio in sughero. Adesso la annuso anche, vediamo se è anche buona. Buonissima, buonissima, sa di bucato fresco, quindi clean cotton, più o meno come quelle della Yankee. Questa qua l'ho pagata 5 euro. Non so dirvi se poi da accesa effettivamente profuma, magari un giorno la proviamo insieme. Comunque è molto carina, cioè ha una confezione bellissima. Anche questa penso che poi la metterò di là nello studio. Poi vediamo, ho preso quest'altra candela qua, anche questa per la confezione, ma questa penso che la metterò qua in soggiorno, perché abbiamo ordinato anche le 3 mensoline da mettere qua vicino al camino e quindi mi mancavano un po' di oggettini da mettere in giro. Anche questa ovviamente non l'ho annusata, si chiama Madagascar e vaniglia e questa qua l'ho pagata solo 1,50 euro. È fatta tipo a vasetto con il coperchio nero in latta e la confezione è completamente bianca ed è in vetro. Mamma che profumo, ragazzi, è profumatissima, eccezionale. Quindi questa qui, che se non erro l'aveva preso anche Filomena Amore qui su YouTube, quindi Filomena del canale Filomena Amore, e l'avevo vista in uno dei suoi video. Oggi l'ho vista e allora l'ho presa. Ho visto che della stessa linea, che si chiama Spa, c'era anche una candela bellissima in vetro nera, fatta tipo ad ottagono mi pare fosse, era bellissima, però purtroppo c'era nelle foto ma lì non c'era, quindi probabilmente le avevano terminate, altrimenti anche quella l'avrei presa da mettere qui in soggiorno, perché penso che anche quella lì venisse sui 5 euro. Comunque rispetto a una Yankee che costa 20 euro, anche perché io le Yankee le uso da bruciare, queste qui le uso più da arredo, difficilmente le accendo, però queste due devo dire che sono molto profumate, magari le accenderò anche. Continuiamo senza perderci in chiacchiere. Per me ho preso questi pantaloncini della tuta, basici basici per stare in casa, questi qua erano in sconto e invece di 6 euro li ho pagati 3 euro. Ok, questa è l'ultima cosa del sacchetto, poi è vuoto. Per me ho preso un pigiama fatto così, maniche corte, è in cotone sul verdino, con i pantaloni lunghi. Questo qua l'ho pagato, opla, 7 euro. Io ho preso la XS. Vi faccio vedere come sono fatti i pantaloni, se riesco a tirarli fuori ovviamente. I pantaloni vengono con l'elastichino in vita. Qua c'ha i laccetti, che sono però solo per bellezza, non stringono. E in fondo ha i polsini, perché io non riesco a usare i pigiama senza, mi danno proprio fastidio, perché mi salgono durante la notte, io sono una tipa abbastanza freddolosa. Quindi è fatto così, con questa stampa molto molto secondo me estiva, bella. Sono disegnate queste foglie sul verde, delle foglie sull'arancio, ed ha una base beige che vira un po' al giallo, e la maglia, come vi ho fatto vedere prima, è così, di questo verde, verde menta direi. E con le cose che ho preso per me mi sa che abbiamo terminato. Adesso ci sono tutte le cose che ho preso per Mattias e vi faccio vedere il sacchetto, non vi spaventate, ma il sacchetto è questo ed è strapieno. Iniziamo subito. Allora, premessa, ho preso un sacco di vestiti perché ovviamente i bambini si sporcano un sacco d'inverno, le cose non si asciugano. Ok che ho l'asciugatrice, però magari non è che per 2 paia di pantaloni metto la lavatrice e faccio andare l'asciugatrice, quindi anche a me comunque servono tante cose. E anche perché, in previsione del fatto che a settembre Mattias dovrebbe iniziare ad andare all'asilo nido, Covid permettendo ovviamente, quindi anche per questo gli serviranno più cambi anche da tenere lì a scuola, e anche magari se io non ci sono, lo vanno a prendere i nonni eccetera, devo lasciare anche dei cambi magari dai nonni, se magari lo lascio da loro eccetera, senza portare ogni volta borse e valigie in giro, gli lascio magari qualcosina anche lì.
quindi li ho presi così, ne ho presi così tanti che poi non sono neanche tantissimi per questo. La taglia è sempre 98, però alla Primark troverete scritto anziché 30-36 come nella maggior parte dei negozi 24-30, perché comunque le taglie Primark vestono un po' più grandino, comunque fanno sempre fede i centimetri. Allora, gli ho preso questo B-pack di pantaloni semplicissimi della tuta con il polsino in fondo, dentro sono felpati. Uno è fatto verde semplicissimo con i suoi laccetti, anche questi, attenzione, non stringono, sono per bellezza. E uno è fatto così, a base bianca, con questi disegnini grigi con i laccetti sempre finti e i polsini in fondo. Questo pacco da due tute l'ho pagato 7 euro, quindi capite bene che di solito un paio di pantaloni costano 7 euro. Poi gli ho preso una confezione, perché ne ha ancora dell'anno scorso che secondo me gli vanno bene, di pigiami, che erano carinissimi, questi qua li abbiamo pagati 11 euro, sono sempre la taglia 98. Praticamente questi qua sono con Dumbo della Disney, ci sono disegnati qua, sono maniche lunghe e pantaloni lunghi. Poi gli abbiamo preso un paio di scarpe da ginnastica, perché anche l'altra volta gliele avevamo prese e vi devo dire che con quelle scarpe lì lui ci sta benissimo, sono comodissime. Quando gli diciamo di andare a prendere le scarpe vuole sempre quelle lì, e quindi abbiamo deciso di prendergliene un altro paio, che sono queste, che secondo me sono anche molto molto carine, rosse e blu. È blu o nero? È un blu scurissimo che vira un po', sembrerebbe quasi nero. Comunque queste qua praticamente hanno i lacci elasticizzati, vedete? Quindi sono comodissime anche da mettere al bimbo. Dentro sono morbide perché sono in memory foam e sopra sono comunque tutte traforate e traspiranti. Anche la suola, come vedete, è morbidissima. Noi ci troviamo veramente bene con le scarpe Primark, sia per Mattias ma sia anche per noi, sono carinissime. Abbiamo preso il numero 25-26 e lo abbiamo pagato 14 euro. Vado un po' veloce perché sennò non finiamo più. Questa ve la faccio vedere dopo perché c'è il suo. Allora, nel reparto saldi ho visto questa felpina qua, che è fatta, non è felpata, è di cotone, quindi leggero. Praticamente da 4 euro l'ho pagata 2 euro ed era carinissima, mi piaceva un sacco, da mettere magari anche sopra i jeans o anche sopra la tuta, perché no? E quindi ho deciso di prendergliela per 2 euro, anche per stare in casa, va benissimo. Poi, altre tute, gli ho preso questa qua fatta semplicissima nera, questa qua purtroppo big pack non c'erano, anche questa ha il polsino in fondo, questa qua l'ho pagata 4 euro. Di questa tipologia di tute ne ho prese diverse, adesso verranno su man mano, uguale a quella lì, quindi sempre 4 euro, questa qua fatta però blu. Poi gli ho preso una felpina con la cerniera e la taschina qua felpata all'interno, come potete vedere. Questa qua era in sconto e anziché 7 euro l'ho pagata 3 euro, col cappuccio, è carinissima, anche da mettere con i pantaloni della tuta che vi ho fatto vedere prima, ci sta bene. Se riesco a farvelo vedere così, insomma, quindi si può abbinare con tutto perché comunque è un colore neutro. Poi ho preso questo qua spezzato, però nello stesso reparto, una, praticamente gli ho fatto io una tuta fatta con i suoi pantaloni fatti così, tipo militare, però fatti a pennellate, diciamo, erano carini, glieli ho presi. Anche questi sono felpati,
hanno il laccetto finto che non stringe e i polsini qua sulle caviglie, anche questi 98 cm 24,36, e questi li ho pagati 4 euro. Insieme a questi, per farli appunto il completo, gli ho preso la sua felpina sopra, che ha appunto i polsini, qua tinta unita sulla vita, e qua ha questa scritto ABC in azzurro. Questa qua l'ho pagata 4 euro, quindi con 8 euro praticamente io gli ho fatto il completo, tutta pantalone e felpina. Poi, sempre a 4 euro, un altro paio di pantaloni della tuta, sempre con i polsini, sempre con i laccetti finti, sempre felpati all'interno, cambia solo la stampa perché questi sono mimetici. E visto che il Giorgio è appassionato di ama le stampe mimetiche, lo sta trasmettendo anche a Mattias, a lui queste cose qua piacciono un sacco, per quello che gliele ho prese. Poi, sempre un altro paio di pantaloni della tuta, pagati anche questi 4 euro. Op. Semplicissimi grigi, anche questi con i laccetti, però questi qua stringono, non so come mai. Anche questi grigi scuri, con i polsini in fondo. Poi ho trovato sempre nell'angolo, diciamo, dei saldi, anche se non erano in saldo, c'era un Punkhaus lì da Primark, questo completo qua che ho pagato 6 euro con la sua magliettina dalle maniche lunghe, grigia con queste qua colorate, col collo fatto così blu, e il suo pantalone della tuta, anche questo con i polsini in fondo, e anche questo il pantalone, la maglia no, ma il pantalone è felpato, mentre la maglia è di semplice cotone. E anche qua i laccetti, attenzione che sono finti. Ovviamente il blu del collo richiama appunto il blu del pantalone, e il verde si va a prendere con le scritte che ci sono qua, che praticamente c'è scritto Cool Like a Mom. Non lo avevo notato in negozio, ma ci piace, ci piace. Questo vi ho detto che l'ho pagato 6 euro. Per la mia nipotina, visto che ero lì, ho preso qualcosa anche per lei, ma visto che non sapevo cosa effettivamente le servisse, ho deciso di non prendere molto. Poi eventualmente, se riandrò o se magari va mia sorella e glielo prende lei, gli ho preso giusto questo pacco fatto da due leggings, uno fatto così, maculato rosa, e uno giallo, semplicissimi, perché comunque anche lei, se va al nido o anche se sta in casa per uscire eccetera, questi qua d'inverno per le bambine si usano un sacco. Questo pacco da due lo abbiamo pagato 3,50 euro. Siccome lei è più piccola, abbiamo preso la taglia 92, perché comunque ha un anno e mezzo, mentre Mattias ne ha già 2 e mezzo. Il Giorgio ha voluto prendere per Mattias questi occhiali da sole qua. Sono agganciati, non riesco a toglierli. Comunque sulla stecchetta hanno disegnato questo cartone che si chiama Avengers. Sono semplicissimi, dei semplicissimi occhiali da sole. Questi qua, mi sembra il Giorgio mi ha detto che costavano 3 euro. Sì, infatti. Poi gli ho preso sempre nel reparto dei completi un altro completo da 6 euro, come quello che vi ho fatto vedere prima, fatto con la sua felpina, questa qua è felpata, che è praticamente gialla con disegnato tutte le nuvole, il sole, molto carino, con i suoi pantaloni, che è un po' un casino farvi vedere, aspettate che li tiro fuori. Questi qua sono semplicissimi, hanno l'elastico in vita senza laccetti e hanno i polsini in fondo. E anche quello lì vi ho detto 6 euro. Poi abbiamo quasi finito, Questo paio ancora di pantaloni della tuta, fatti blu semplicissimi, che questi qua hanno però il laccetto che, come vedete, stringe. Questi qua li abbiamo pagati, mi sembra, sempre 4 euro.
Poi gli ho preso questo paio di jeans qua, semplici, diciamo un po' skinny, infatti sono skinny, erano belli pesanti, ho deciso di prenderli, la comodità di Primark è che ha all'interno i bottoncini questi qua per regolare appunto la vita, e sono anche molto lunghi, quindi li potete usare anche quando sono più grandi, all'inizio quando magari li andranno un po' più lunghi basta semplicemente risvoltarli in fondo, che vanno anche di moda adesso così. Questi li ho pagati 6,50 euro, che io vi dico, li avevo presi da H&M durante la quarantena e se non erro li avevo pagati il doppio, per farvi capire. Poi ancora un pantalone della tuta, semplicissimo, di questo base bianca con delle righette grigie sopra, anche questo con i laccetti, 4 euro anche questi, perché comunque d'inverno sì, usciamo, però quando hai quei 2-3 cambi per uscire, la maggior parte del tempo la trascorrerà a casa o al nido, ma anche se andiamo in giro non è che andiamo a chissà che gala, cioè nel senso ci troviamo magari con i nostri amici, con mia sorella eccetera, e comunque i bambini secondo me sì, devono essere vestiti carini, ma devono stare soprattutto comodi, perché il loro lavoro è giocare. Abbiamo terminato quasi, gli ho preso questo set da 4 canotte, l'ho pagato 5 euro. Gli ho preso questo e non ho preso i body perché chissà che tolga il pannolino del tutto, definitivamente. Quindi ho detto, io gliele prendo, che si sa mai che lo toglie. Eventualmente se non lo toglie gliele posso mettere comunque anche con il pannolino, quello a mutandina. Anche adesso che magari fa caldo, perché comunque sono fatte con delle stampe, non sembrano neanche canottiere interne, perché qua si è disegnato il dinosauro, anche qua è verde con i dinosauri, qua comunque c'è una scritta fatta militare, anche questa qua è fatta militare, quindi si possono tranquillamente usare anche per adesso, magari col pannolino a mutandina o quando ha il costume gliele metto sopra, quindi sicuramente le usiamo. Poi magari le useremo anche quest'inverno se effettivamente riusciamo a togliere il pannolino. Se non riusciamo lo toglieremo più avanti. Poi abbiamo preso questo set di 3 spazzolini. Li ho presi perché venivano solo 1 euro. Siccome Mattia sì, ha il suo che si lava i dentini, ma a volte lo usa anche per giocare, praticamente lo morde, quindi si spelucca tutto. Magari quello per lavare i dentini userà quello buono che comunque è di là, mentre magari per giocare durante il giorno può usare questi, che poi chi lo dice che magari perché costano 1 euro non sono buoni, cioè a vederli così sembrerebbero comunque di ottima fattura, a vedere le setole, sono morbide, boh, li vedrò quando lo aprirò, comunque glieli darò magari da giocare, se sono buoni che può lavarsi i dentini, magari gli altri li userà per lavarsi appunto i denti. Poi c'era il dentifricio di Papa Troll, siccome lui ogni tanto lo guarda e gli piace ho deciso di prenderglielo. Questo qua non ricordo il prezzo, c'è scritto 1,50 euro ed è al gusto fragola. Gli avevo preso quello dell'Oral-B di Cars ed è al gusto menta e a lui non piace, non lo vuole. E siccome l'avevamo aperto ieri e comunque ho fatto storia che non voleva lavare i dentini con quello, oggi ho visto questo, visto che comunque gli piace Papa Troll, gli piace la fragola, gli ho preso questo qua, anche perché il prezzo non era eccessivo ed è comunque adatto perché c'è scritto che va bene per i bambini fino a 6 anni di età, mi sembra di aver letto in negozio. Scusate ma sono stanca. Poi gli acquisti del Giorgio, perché il Giorgio quando andiamo da Primark prende sempre le Mentos, e oggi non so cosa gli è venuto in mente, ha preso questo spray Iced Mint, non so neanche che cos'è, Brit Spray, ok, ha preso uno spray per l'alito alla menta lì alla cassa, mi è anche caduto, che abbiamo pagato 1 euro. Ecco, gli acquisti del Giorgio sono sempre... Però questo può essere utile, ragazzi, perché adesso che ci penso, non so se succede solo a me, ma non penso perché comunque io i denti li lavo, dopo un po' che tengo sulla mascherina inizio a sentire un odore, ma è l'odore della mascherina, probabilmente anche
del respiro che si condensa, non lo so. Comunque nelle mascherine chirurgiche si crea un cattivo odore, quindi penso che l'abbia preso per quello. E comunque l'ha pagato 1 euro. Vi farà sapere poi eventualmente se funziona. Quindi gli acquisti di Jobby sono uno spray per l'alito e le Mentos, e poi gli occhiali da sole per Mattias e delle pile. Questo è quello che ha acquistato Jobby in questa giornata. Niente, io vi saluto come sempre, vi mando un grossissimo bacio, vi ringrazio per aver guardato il video, e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere, lasciate un like e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i miei prossimi video. Ciao!